Mettere a frutto la sua esperienza in difesa delle fasce più fragili della popolazione e le competenze acquisite in diritto del lavoro. L'avvocato barlettano non vedente Stefania D'Oronzo, 35 anni, candidata alle prossime elezioni regionali in Puglia, si presenta al pubblico e alla stampa motivata, entusiasta e soprattutto con le idee chiare sul contributo che intende dare alla causa del Movimento 5 Stelle. Il suo impegno, spiega, sarà diretto alle politiche sociali ed in particolare all'istituzione della figura del disability manager. Il problema fondamentale per cui non si riescono a risolvere tantissimi problemi della disabilità è che spesso ad occuparsi di questa delega sono persone che hanno poca competenza o poca esperienza in merito, anche perché disabilità significa occuparsi dei disabili fisici, quindi motori, quelli sensoriali, di quelli psichici. Quindi avere una visione ad ampio raggio è importantissimo. Il disability manager non a caso è una persona che viene previamente abilitata, cioè deve frequentare un corso professionalizzante, per cui ha tutte le competenze per poi lavorare in team, in sinergia con le altre competenze dell'amministrazione per dare veramente risposte concrete ai cittadini disabili. Le idee di Stefania D'Oronzo sono già parte integrante del nostro programma, ha spiegato Antonella Laricchia, la candidata alla presidenza della Regione Puglia per il Movimento 5 Stelle. Tornata a ribadire anche a Barletta la chiusura ad ogni possibile accordo con il centrosinistra di Michele Emiliano. Vito Crimi ha chiarito, dopo l'ennesima fake news che stava circolando, che in Puglia esiste una candidata presidente del Movimento 5 Stelle che rivendica anche con orgoglio 5 anni di storia in consiglio regionale di opposizione dura ma anche costruttiva. Il Movimento 5 Stelle sa perfettamente che qui la partita è aperta a 3, ce lo dicono i dati. E di conseguenza siamo l'unica vera alternativa di cambiamento possibile, che può cambiare il mondo del lavoro e della formazione in Puglia, il mondo della sanità e portare un nuovo modo di gestire gli appalti pubblici trasparente e snello.